Vai, seconda parte. Adesso stavamo provando a infiltrarci nella base, però ci hanno individuato perché sono stato un po' stupido a puntare l'arma contro adesso il duratore giallo, c'è qualcuno che ci sta guardando. Esattamente. Quella barra gialla sale e mano a mano diventiamo più sospetti, più dei bersagli sospetti. E adesso diamo l'offerta dei militari, proviamo ad entrare nella base. Adesso la base è... non possiamo entrare così, dobbiamo assorbire il capitano che ha la chiave della base. Il capitano è quello là. Utilizzando l'assorbimento stealth svariante, esattamente, possiamo assorbire il capitano senza farci vedere dal resto delle truppe. Ecco qua. Benissimo. Mazza, questo è però caruccio, col cappello. Sì. Provo marina americana. Entriamo nella base. E il bello di infiltrarsi nel base è che otterremo sempre dei bonus, delle cose che ci aiuteranno. A volte possiamo trovare dei soldati, sì, ma voi devo rimanere che imparato. Assorbendoli potremo ottenere le loro abilità come guidare veicoli o l'uso delle armi. A volte invece possiamo trovare dei soldati così. Con questo tipo di cuore. Questo tipo di cuore indica che questo soldato ha delle informazioni importanti sulla nostra storia. Assorbendo questo tipo di personaggi noi possiamo andiamo a sbloccare un nodo della Web of Intrigue, che sarebbe una... Che tristezza. Una... traduci. Dillo te. No, traduci. La rete dell'intrigo, che sarebbe una sorta di... L'hanno tradotto con trama degli intrighi. Trama degli intrighi, ecco. Sarebbe questa qua. In pratica, assorbendo determinati personaggi, noi sbloccheremo un piccolo filmato che andrà ad analizzare un aspetto della storia. Il bello è che nessun gioco è stata mai raccontata così una storia. Certo, noi potremmo non assorbire, questa è una cosa opzionale, potremmo anche non assorbire nessun aspetto del gioco, però il bello è che oltre ad approfondire la storia otterremo anche punti evoluzione. Andiamo a vedere adesso, proviamo così, assorbiamo. Sono molto pittoresche le uccisioni, gli assorbimenti, violenze palate proprio. Sorry, did your signature on these papers? Vedi, parte il filmato. You can see I'm busy. Stop talking about Mercer. Il gioco in inglese ma sottotitolo in italiano, quindi per non anglofoni come film. Per non anglofoni come bimbo potranno. I filmati della trama di intrigo sono fatti molto bene, anche se sono corti, però spiegano gli aspetti della storia che seguendo le missioni della trama principale non andrebbero a più. Ok, ma fa un po' da cagnata. Sì, facciamo un po' di cacciare, dai. Usciamo dalla base. Il bello di assorbire i militari è che, come dicevo, assorbiremo anche le loro abilità. Una di queste abilità. Questa assorbita, diciamo, può essere camuffata una persona per volta, cioè non è che posso scegliere una pletora di. Ovviamente. Dicevo, una delle abilità più interessanti che assorbiremo dai militari è l'attacco d'artiglieria. Attraversandoci da militare noi possiamo anche distruggere la base, otterremo anche dei punti evoluzione distruggendo la base. Ecco, facciamo vedere l'attacco artiglieria, vedete? E noi siamo adesso con un fallo da soldati e durante le partite ho già assorbito un soldato che mi permetteva di sbloccare questa abilità. Come vedete ho usato questa abilità per attaccare la base. Adesso proviamo a distruggere la base. Facciamo un po'. Proviamo l'abilità fissa. Vedete come possiamo usare sia le armi, come vedete. I combattimenti come sono fatti? I combattimenti sono molto belli perché implicano l'uso intelligente dei poteri. Adesso vedrò subito un soldato per l'energia. Per esempio, questo era armato, con i miei artigli non mi farei niente. La mossa migliore è diciamo equipaggiare i pugni a martello ad attaccarli in questo modo, che è il modo più efficace di attaccarli. Cioè farsi sparare come... No. Ah, ecco. La grafica è molto interessante. La grafica è interessante che se i modelli a volte risultano concreti, soprattutto quelli dei... Allora, questo è un difetto di tutti i sandbox. Sì, di tutti i sandbox, assolutamente, sì. Adesso facciamo un po' gli artigli. Via un camion, dillo io. Ed
distruggere l'elicottero, non faccio vedere l'elicottero. L'elicottero va distrutto in vari modi, se non c'hai i poteri della frusta non inizi, puoi dire certo, macchine. La cosa bella è quella che non c'è un metodo univoco per distruzione. Sanno pure poteri difensivi, oppure dei camuffamento per fuggire, con nebbia, sarebbe qua. No, nebbia, com'era, onda tutto. No, ci sta l'onda tutto. Sì, c'è, ma non è un po' di... No, vabbè, camuffamento, vabbè, cioè, il primo livello di onda tutto sbloccato è questo qua. Esatto. Vabbè, ah, poi ci sono degli attacchi speciali che potremo utilizzare solo quando raggiungeremo la massa critica, quando assorbiremo abbastanza nemici da portare la nostra barra della vita al massimo. Adesso facciamo un esempio. I civili possono essere massacrati impunemente. Vedete come sono violenti gli assorbimenti. Quelle sono le barre di esperienza che vanno raccolte andandoci vicino. Le distruggiamo, finiamo di distruggere la base. Avevamo già attaccato le artiglierie. Distruggere base nucleare è uno dei tanti modi, è una delle missioni secondarie che possiamo fare per rilassarci e per ottenere dei... Chi è che non si rilassa distruggendo una base militare? Certo. Adesso dobbiamo far vedere gli attacchi a massa critica, dobbiamo raggiungere, innanzitutto bisogna assorbire abbastanza nemici. Quello non è una specie di conto dei danni quello che ti è apparso là. Sì, sì, una volta che noi facciamo un po' di casini, terminato il tutto ci fa un le missioni come sono? Come GTA ci hanno metturato i coglioni? Le missioni principali sembrano abbastanza molto belle. E soprattutto le missioni principali non sono facili, non è un gioco che ti fa arrivare subito alla fine senza sbagliare, diciamo. Ci vuole impegno, costanza. Le missioni principali sì, sono molto toste, per dire. Gli eventi invece, le cosiddette missioni secondarie, sono invece divertenti, un ottimo mezzo per distrarci dalla storia principale. Vedete l'abbigliamento di Alex Mercer. Però alla lunga anche le missioni secondarie possono risultare così. Come un bullo da Torbella Monaca. Beh sì, è un po'. Io anche solo il cappelletto. E che facciamo? Sì, facciamo vedere gli attacchi a massa critica. Allora, adesso in alto a sinistra c'è la barra della vita. Quel frammento che possiamo ovviamente aumentare grazie ai punti evoluzione, andando avanti nella storia e sbloccando nuove abilità. Quel frammento celeste. Quel frammento celeste della nostra barra della vita indica che abbiamo raggiunto una massa critica, e ciò ci permette di eseguire degli attacchi molto potenti. Facciamo un esempio: qui vicino c'è un alveare infetto. Mangiamoci verso un alveare infetto. Non arrivi un po' di mia. Come vedete cambia i colori della schermata quando entriamo in zona infetta, cambia l'atmosfera. Quindi vedete i palazzi sono, ecco, non so qua, ma di fare infetto, vedete, ricoperto da merda. Aspetto di nuovo. Adesso facciamoci circondare da nemici. Questo è un attacco a massa critica. Ci sono svariati attacchi a massa critica. Sbloccheremo sempre con tutta esperienza. Adesso proviamo ad affrontare quel cacciatore. L'affrontiamo con la frusta. I cacciatori sono dei nemici formidabili, vedete, possiamo anche subire i cacciatori. Basta, bisogna togliere un po' di energia. Sì. Sono i brutti. Lanciamo una macchina fine seconda parte, ci vediamo la terza.